Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Si vedrà, gli altri ministeri sono tutti mobilitati. Importante che si arrivi, che ci sia una soluzione per problema. Scusi, ministro, state pianificando una seconda missione in Tunisia? Si rientra a giorni? Ma io vado in America perché devo incontrare Blinken a Georgieva, quindi può essere che ci siano altre missioni in Tunisia. Sì, stiamo lavorando attentamente sulla Tunisia, me ne occuperò con la Georgieva al Fondo Monetario e con Blinken durante l'incontro bilaterale, quindi stiamo lavorando intensamente sia su Tunisia e Libia per affrontare complessivamente la questione del Mediterraneo, ma come abbiamo detto anche oggi nell'articolo che ho scritto con Weber sulla stampa, serve una soluzione europea, quindi noi siamo parte. E la soluzione europea passa per un ruolo centrale nell'interruzione dei flussi da parte di Libia e Tunisia? Se sono loro che li devono fermare e non noi nel mare. Anche devono essere fermati dai paesi di origine con accordi di cooperazione, con un sostegno, ma anche per la soluzione dei problemi, perché i governi stabili sono in grado di poter affrontare meglio la questione migrazione, ma la questione migrazione ha bisogno anche di una strategia a lungo termine, lotta al cambiamento climatico, lotta al terrorismo. Ne ho parlato stamattina con il presidente del Senato del Marocco, che è venuto in visita a Palazzo Chigi a trovarmi. Insomma, situazione complessa che prevede più interlocutori. Torno da Agnese Pini.